Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Nier Replicant e la volta scorsa ho completato, diciamo, la mia spedizione verso il nido. Ho completato anche tutte le side quest che erano presenti in questa zona. Ho anche comprato un'arma nuova e per quanto riguarderà le armi poi dovremo fare un piccolo discorso a riguardo, ma non adesso, lo affronteremo un po' più tardi, perché vi dico già che per affrontare uno dei finali presenti all'interno del gioco bisognerà avere tutte le armi. Quindi bisognerà un attimo scervellarsi per trovare tutte le armi. Ma detto ciò, per ora non pensiamoci, continuiamo la nostra storia. E la volta scorsa ci eravamo lasciati con il controllare Yona e vedere come stava dopo la nostra spedizione. Quindi andiamo a vedere. Yona? Yona, stai bene? Yona. Sugu kusuri o motte kuru kara na. Sore made matteru nda zo. Onii-chan. Nani? Muri. Shinai de ne. Shinpai shinakute ii kara. Ok, quindi nostra sorella non sta tanto bene, a quanto pare. Nel frattempo, grazie alla side quest della volta scorsa, abbiamo sbloccato anche il campo. Quindi è possibile adesso, vedete, piantare praticamente delle piante in questo caso, e con la giusta cura si potranno ottenere diciamo degli oggetti o dei consumabili da poter utilizzare all'interno del gioco. Ne parleremo anche del campo da coltivare, perché ci sarà una side quest che dovremo necessariamente compiere per sfruttare a meglio questo campo, e quindi io già so qual è. E mi sto mettendo un attimo le mani nei capelli, perché è abbastanza noioso. Poporo-san, itami-dome no kusuri o wakete moraemasen ka? Eh? Yona no byouki ga hidoku natte. Sou nano. Sore dattara kusuri uo ga ii kamoshirenai wa ne. Kusuri uo? Kaigan no machi de toreru sakana nan dakedo, tsuyoi chintsu sayou ga aru tte kiita koto ga aru wa. わかりました。ありがとう。海岸の町は南平原の先にあるんだけれど、最近は魔物が出るって聞くから気をつけてね。あ、北平原で薬草を2個収集してきてもらえるかしら。草むらや木のそばによく生えているから。薬草2個だね。 Ok, questa era una missione facilissima, perché comunque le erbe medicinali ce le ho sempre a portata di mano, quindi la completiamo instant. E tra l'altro è un'altra zona che vedremo oggi nuova, ovvero Fronte Mare, dove io già sono stato per delle side quest, ma non vi ho fatto vedere e non ho fatto vedere in nessun modo, proprio per evitare spoiler, diciamo, perché la vedremo oggi ufficialmente, anche perché all'interno di Fronte Mare, grazie alla necessità di dover prendere il pesce sciamano, sblockeremo anche una delle side quest che ci accompagnerà praticamente per tutto il gioco, ovvero la side quest della pesca. Sì, sì ragazzi, non siamo su Final Fantasy XV, ma la side quest della pesca. Qui nel frattempo mi si è buggata la signora che vuole il montone. Non è una missione, ma praticamente questa signora da ora in poi, ogni volta che avremo modo di recuperare del montone,
potremmo consegnarlo e ricevere soldi. Quindi diciamo è una sorta di farming legale che ci permette appunto di ottenere i soldi. Altra cosa che non sapete, che ovviamente non avete visto a causa del mio, diciamo, giocare offline, è questo, ovvero il cinghialozzo. Infatti, completando la side quest del cinghialozzo, è possibile adesso poterlo cavalcare e quindi avere la possibilità di raggiungere più velocemente ovviamente le zone che ci interessano. Pezza guardia. Parola paha. Quindi aia. Spezza guardia con attacco pesante. Tascattayo. Koko mo busso ni natte kita kara ne. Ore wa ore da. Ah, spada alla mano, luna crescente. Quindi abbiamo una nuova arma. Che però quella che ho comprato è decisamente più forte. Detto ciò, sistemiamoci le parole. Quindi ora abbiamo paha. Non uso il cinghialozzo perché se c'è qualcosa da raccogliere la raccogliamo, ovviamente, anche se non credo ci sia nulla. Non cambia nulla comunque tra la schivata che sto facendo e la corsa veloce. Io la faccio solo per una questione di abitudine, ma in tempo di, diciamo, il tempo di percorso è uguale. Non si risparmia tempo rollando. Più che altro si risparmia del tempo perché prima di sbloccare la corsa più veloce bisogna perdere un po' di tempo correndo, no? Perché prima corre lento e poi parte.今日こそあの人が戻ってくるかもしれん。灯台の明かりを消したままになんてできないや。え、クイーン。むやみに探しても見つかるわけではないな。どうしよう。どんな魚かもわからないし。ひとまず町の住民に話を聞いてみるのがよかろう。そうだね。 Diciamo che l'unica cosa che cambia è il fatto che con la schivata si attiva subito la corsa veloce. Quindi sarebbe consigliato magari fare schivata, correre. E siamo a posto. Eccolo là. Il nostro amichetto. Nani? Ksuriyo? Ah. そんなんならすぐ釣れるだろう。ここじゃ釣れないんだよ。薬王は西のイリエで釣れるぞ。釣り方、魚の動きとは逆方向に体を動かすだけだ。ほら、ルアーもやろう。釣りは魚との体力勝負だからな。Esatto. Abbiamo preso la esca e la canna da pesca, quindi sì ragazzi, dobbiamo pescarci il pesce da sol. E ci sono ovviamente diversi luoghi e diverse zone dove si può pescare, ma la cosa importante del, diciamo, di questa side quest, madonna mia, la sabbia qua mi acceca, ma la cosa importante di questa side quest è anche l'esca. Ecco,
Quando vedi la scritta A, pesca sullo schermo, premi A e scegli un'esca e lancia la lens. Quando la canna si piega, premi A per agganciare il pesce e mantieni sinistra inclinata nella direzione opposta a quella in cui nuota il pesce, in questo caso per ridurne i PV. Una volta sfinito, il pesce sarà tuo. Quindi diciamo che è molto semplice il meccanismo della pesca, solo che... Ecco, pesca, esca. Ecco. No, non ce l'abbiamo fatta. Perché tecnicamente noi dobbiamo aspettare che il pesce abbocchi. Perché l'esca si inizia a muovere. Appena va al fondo, possiamo prenderlo. Ecco, adesso. E ora invece andiamo... Ecco, e dobbiamo tirare mentre siamo nel modo opposto. Ecco qua. Pesce sciamano. Presto. Ovviamente... Ecco qua. ちょっとここだよ。こんな老婆が大変そうにしているのに見て見ぬふりかい。ま、僕のこと?よせ、足を止めるな。こういう手合いは無。いた、いた、いた、いた、いた。おばあちゃん、どうしたの?喋るこんなんて機械なものを見たせか。 ジビオが貸して。我が機械だと死刑であるぞ。何が死刑なものか。君が悪いから機械って言ったまでだよ。この言わせておけば貴様。ちょっとしろ。ちょっとお待ちよ。かわいそうな老婆を放っておくか。かわいそうなものか。 どうしたの、おばあちゃん。まあ、ちょっと早く助けてくれてもいいんじゃないのかね。ごめんなさい。それだけ口が回れば郵便局まで行って私宛ての手紙をさっさと届けるように言ってくれないかね。そのくらい自分で。あ、いたたたたたたた。わかった。行く行く行きます。 Ok, e la signora giustamente vuole che noi le diamo notizie tramite la posta. La posta si trova da questo lato. Ah, me l'ha segnata con la X, ma vabbè, io già lo sapevo perché ovviamente lo conosco il gioco. Ecco qua. Ah, 何も、あのうるさい老婆にさっさと手紙を届けよ。届けたいのは山々なんだけど、ちょっと足を怪我してしまって。そうか、それ。やめろ、口に出すな。いいことなわけがない。絶対違う。我は分かっておるのだぞ。僕が配達員さんの代わりに届けます。すまないね。気をつけるんだよ。知っておる。 今度は何だ?君たちはポポルさんの村からやってきたのかい?そうだよ。どうして分かったの?服がちょっと違うし、ここらの人は雰囲気が違うからさ。もしよかったら、村に戻った時に、この手紙をポポルさんに渡してくれないか?もちろん。まったく。 Eh già.
Ah no, qua mi sa che ho sbagliato. Anzi no, in realtà potrei anche... No, eh sì, qua mi sa che ho sbagliato. Eh sì, perché qua non posso saltare. Sì, devo uscire e rientrare praticamente. Mannaggia. Ah, non si sono risistemati. Proprio devo uscire dalla posta proprio. Aspetta, adesso dovrebbero essersi resettati in teoria, vero? No. Merda. Ecco, vabbè, era abbastanza easy. Perla nera, perla nera ci servirà. Comunque, la richiesta della vecchietta ovviamente non si poteva rifiutare, così giusto per dirvelo, almeno lo sapete, perché era quel trigger che ci avrebbe permesso comunque di andare dalla vecchia e specialmente prendere la lettera per Popola. In aiuto, no. Tasca, Todai no ba-san te itteta kara. Perché giustamente poi la lettera di Popo per Popola farà andare avanti la trama. Eh sì, e ora qua dobbiamo sorbirci tutte le animazioni di noi che saliamo praticamente il faro. Fortunatamente non è neanche tanto lontano, perché come vedete praticamente siamo già arrivati, però. Nanda, nani shi ni kita? Nozomi dori tegami o todoke ni kita no. Haitatsu-in-san, kega shichatta rashikute. Kega? Mattaku tsukae nai haitatsu-in da yo. Beh, sarebbe gradito. Perfetto, scendiamo e usciamo. Yuna ni hayaku kusuri wo tabesase naito. E ora finalmente possiamo ritornare indietro e portare il pesce a Yona, che detto così non suona benissimo, però è questo il nostro ruolo al momento. Quale side quest al momento non sono sbloccate, ma si sbloccheranno anche qua altre side quest. Ah,
E vi dico anche così, giusto per a titolo informativo, perché vi ho detto che serviranno tutte le armi del gioco. Io ho comprato qua la spada che abbiamo adesso addosso. Quindi molte armi si potranno acquistare nei negozi. Ci saranno i mercanti di armi che potranno aiutare in questa situazione, ma alcune si dovranno trovare. E quindi sarà interessante. Alcune le troveremo in live man mano che andremo avanti con la storia. Altre invece saranno un po' più nascoste. Però vi dirò comunque, vi farò sapere in generale dove è possibile. Eccoci. Dove è possibile trovare queste armi. Allora, andiamo giù col nostro cinghialozzo. Olè. Vedete, il cinghiale serve esattamente a questo, ovvero farci correre in questa maniera. Ecco qua che sono apparse altre side quest. Sukono anta. John? Kono mura ni John nante hito ita kana? John wa uchi no inu da yo. Ah, so iu koto ka. Itsumo kita heigen ni asobi ni dete iru you datta ga. Wakatta. Mitsuketara tsurete kaette kuru yo. Yoroshiku tanomu. Ojii-san, dou shita no? Nani? Cho so. Ok. Quindi qua dobbiamo trovare il cane. Nel frattempo abbiamo altre side quest, io le raccolgo nel frattempo perché. Ah, Debor-san to Popol-san no uta. Chi? Debor-san wa itsumo koko de utatteru janai ka. Debor-san wa na. Sonna no mita koto nai no. Mukashi wa kekkou kono sakaba ni kite utatte kurete tan da yo na. Sou da ne. Allora, lì ovviamente c'era, sì, di parlare. Debor-san, mezurashii na. Izen, Popol-san to futari de sakaba de utatte tan de sho? Ah, naruhodo ne. Tashika, ii yo. Popol ga koreru nara. Ok. Quindi per lei è tutto a posto. Popola ovviamente è impegnata, quindi Kaigan no machi ni nimotsu o todokete hoshii nda ga. Kaigan no machi no sakaba ni motte itte kure. Ah, madonna. Il vaso fragile, porca miseria. Non posso fare la rollata. Va bene, e allora cercherò di camminare per il momento. Così poi queste sono side quest che completerò da solo. Allora, andiamo a portare il pesce a Iona, alla sorellina malaticcia. Mo' daijoubu da yo. Chotto nigai kedo yoku kiku kara. Onii-chan. Iona wa tsuyoi na. Perfetto. Ohayo. Joshi wa dou dai? Mo' itaku nai yo. Sokka. Hontou ni yokatta. Ne, onii-chan. Sono kohon wa nani? So da. Yona ni mo shoukai suru yo. Wagana wa Shiro no sho. Shien naru Eichi no. Konnichiwa, Shiro-chan. No. Wagana wa. Weissino. Shiro mo zutto Yona no koto shinpai shite tan da. So nano? Arigato. Shiro-chan. Mo sono yobikata de yoi. Ja, onii-chan wa Popol-san ni yōji ga aru kara otonashiku neteru nda zo. Yona ne, onii-chan no tame ni. So nanda. Yona no kanashimu kao wa mite rarenai yo. Yoshi,
僕が材料を取ってこよう。本当？いつでも作れる。Allora, la carne di cervo io in realtà dovrei avercela già. Mi serve il grano, effettivamente. Il grano non ce l'ho. Sì. Più che altro, sì, più che altro è il grano che devo prendere. No, nani? Nani ga itai no? Bezzi ni, nan demo nai. Soria... ヨナの料理は絶品とは言い難いけれど、それでも愛情がいっぱいで、可愛い妹に料理を作ってもらえるってことは、お兄ちゃん冥利に尽きるってことで。別に何も言ってはおらんよ。そう。まあ、頑張ることだな。うん。Ecco qua. Parliamo adesso con Popola.ポポルさん宛ての手紙を持ってきました。ありがとう。これはどうしたんですか？海岸の町の町長によると、崖の村に魔物がまた大量発生しているらしいの。そうか。でもあそこの巨大魔物には僕の武器は歯が立たなかったんだ。武器をもっと強くする方法はないですか？それならロボット山の方で取れる金属で武器を強化できるって聞いたことあるわ。山の入り口にある商店でやってくれるはずよ。Exactamente。わかった。訪ねてみます。強化にはお金が必要だから、1000ゴールドくらいだと思うけど。1000ゴールドか。お金が必要な時は、村の人からの依頼なんかが集まってるから。わかりました。ありがとう。E ora possiamo parlare。ポポルさん、ちょっとお願いが。何かしら。以前デボルさんと二人で酒場で歌ってたんでしょ？確かによく歌いに行ったわ。忙しいから？忙しいのもあるんだけど、お酒がないと酒場で歌うのに調子が出ないね。お酒なんて酒場にいくらでもあるじゃないか。私が飲むお酒はあんまり入荷しないお酒なのよ。Esatto, praticamente lei per cantare si deve ubriacare. Ecco, mettiamola così. Sì, si deve ubriacarsi come una scimmia. Quindi, ottima. O iniziano ad apparire i libri neri. Eh già. Iniziano ad apparire i libri neri. Mi chiedevo effettivamente quando sarebbero iniziati ad apparire. Stanno iniziando ad apparire, ragazzi. I libri neri, come potrete leggere dai vari rapporti, indicano un paio di robette. Indicano un paio di robette che commenteremo comunque insieme durante il gameplay. Però effettivamente mi sembra un po' poco quello che abbiamo fatto oggi, però credo che sia il momento migliore per staccare, perché io così vado a fare le side quest e vado a completare queste side quest, recupero l'alcolico per Popola e poi ci rivediamo quando avremo modo di fare il tutto. Quindi salviamo qua e poi andremo al cumulo di Charpame insieme e anche al nido. Quindi per il momento è tutto e alla prossima.